Beh, prima di tutto vi devo ringraziare perché ieri ho ricaricato la live che abbiamo fatto su Twitch, durava circa un'ora, quindi sicuramente una live abbastanza lunga, abbastanza impegnativa, ma avete risposto presente, siete rimasti lì, l'avete guardata ed è stata apprezzata, cosa che non credevo, è già la seconda volta che provo questa soluzione, per due volte è andata bene, quindi direi che possiamo continuare a ricaricare queste live che poi potete ascoltarvi in un qualsiasi momento durante la giornata. E proprio in live ieri era arrivata una sorta di notizia che avevamo commentato tutti insieme, e cioè attenzione che il Chelsea sembra non essere l'unica squadra interessata a Matthijs de Ligt, bensì si è inserito pure il Bayern Monaco, e veniva descritta una sorta di effetto asta per accaparrarsi il diritto alle prestazioni sportive del calciatore olandese ex Ajax. Io però lì per lì c'ero rimasto un attimo male, perché mi sono interrogato su quella che poteva essere la disponibilità economica del Bayern Monaco, non tanto perché sono poveri, ci mancherebbe altro pensare a una roba del genere, quanto più perché loro storicamente tanti soldi non li spendono e hanno già comprato anche Sadio Mané dal Liverpool, per dire, una cinquantina di milioni di euro per il cartellino. E voi direte, non sono tanti? No, esattamente, noi stiamo trattando Zaniolo per, meno male, la stessa cifra. Loro si sono accaparrati Mané, che è più vecchio di Zaniolo, indubbiamente, guadagni più di Zaniolo, indubbiamente, però è anche uno status differente del calciatore. Poi Zaniolo avrà più anni di carriera rispetto a Sadio Mané, almeno me lo auguro, qualora dovessimo acquistare Zaniolo, ma anche senza acquistare Zaniolo glielo auguro comunque, perché stiamo parlando di 7 anni di differenza praticamente. Mané dovrebbe essere un 92 come me, e quindi insomma capite bene che ha fatto un buonissimo colpo. È ovvio che sostituire Lewandowski non sarà facile, io Sadio Mané continuo a non vederlo esattamente come prima punta, però Bayern Monaco, ragazzi, solitamente tanti soldi non li va a spendere. E allora il dubbio è, effetto asta in quale senso? Perché il Chelsea ce l'ha fatto capire, prima offerta del Chelsea 40-45 milioni più Timo Werner, offerta del Bayern Monaco ad oggi sembra essere 60 milioni di euro per De Ligt, col Chelsea che forse è già andato un po' oltre. Però effetto asta significa che ci sono due pretendenti, due contendenti, ottimo. Se il Chelsea fino adesso era in vantaggio e ha offerto, la butto lì, 70, non può entrare il Bayern e offrirne 60. E attenzione, perché questa è una cosa da non sottovalutare, perché a quanto pare Matthijs de Ligt avrebbe dato preferenza alla Germania rispetto all'Inghilterra per il Chelsea e per il Bayern. Okay? Quindi preferirebbe giocare in Bundesliga con la maglia del Bayern piuttosto che in Premier League con la maglia del Chelsea. Quindi sono scelte, ognuno può preferire quello che gli pare. De Ligt ovviamente avrà fatto i suoi ragionamenti. Io a questo punto dubito che rivedremo De Ligt, forse anche solo alla Continassa per le visite mediche per iniziare il ritiro. Sono abbastanza dell'idea che non sarà così, perché come vi dicevo ieri, la mia priorità, secondo me, ad oggi, se sono la Juventus e ragiono, la priorità è cedere De Ligt entro 15 giorni al massimo. Abbiamo fatto i conti nella live di ieri e quindi è così. E quindi è così, però effetto asta significa effettivamente che poi possa andare su il prezzo, perché se entra un nuovo pretendente il prezzo va giù, non è un'asta, è un'asta a ribasso, non è un'asta vera e propria. Immaginatevi la vostra asta al fantacalcio, no? E c'è l'attaccante che volete e c'è già uno che è arrivato a 10, arrivate voi e dite guarda mi inserisco anch'io, 7. Tutti vi guardano e vi dicono scusa, ma cosa stai parlando, sei impazzito, cos'è successo? Non funziona così. Quindi Bayern Monaco ci sta che possa entrare all'interno della trattativa, ma a me spaventa come cosa, perché un conto è, c'è una squadra, una sola, è il Chelsea, De Ligt ha espresso la volontà di andare via, ok Chelsea questo è, questa è, e poi sappiamo che in Premier League qualche soldino in più lo spendono, sappiamo che il Chelsea appena cambiato proprietà è ceduto due difensori centrali, quindi magari c'è anche una priorità sotto questo punto di vista e potrebbe alzare un pochino l'offerta. Bayern Monaco secondo me non lo farà, addirittura oggi si sentiva che l'offerta è 60 milioni, se la Juve li accetta bene, se la Juve non li accetta inseriscono Pavard, quindi Pavard è 60. Secondo me la trattativa Zaniolo e la trattativa De Ligt sono la stessa trattativa, identica, ovviamente identica per modo di dire, alcune cose cambiano per forza di cose, ma molto molto simili, molto molto simili.
Io ve lo dico già da adesso, è il 5 di luglio, quarto alle 10. Io sono convinto che la Juventus non riuscirà a cedere De Ligt soltanto monetizzandolo. Secondo me almeno una contropartita tecnica verrà inserita nella cessione, sia da parte del Bayern sia da parte del Chelsea. Perché la vedo difficile che una squadra oggi voglia spendere un centinaio di milioni di euro cash per un centrale di difesa e avvicinarsi alle richieste della Juventus. La vedo molto difficile, molto molto complicata. Quindi secondo me almeno una contropartita tecnica verrà inserita. Non, ovviamente non sono qua a dirvi ora, vi dico anche la contropartita perché non lo so, non ne ho la più pallida idea. Il Chelsea si parla sempre di Timo Werner, si parla sempre di Jorginho, si era parlato anche di Pulisic, che potrebbe essere anche quello un nome interessante, anche perché noi come esterni sappiamo bene che a sinistra, abbiamo detto anche ieri, siamo abbastanza scoperti. Bayern Monaco c'è Pavard, che è stata una chiacchierata lì così. Attenzione che la cessione di De Ligt ed eventualmente un sostituto con l'arrivo di un terzino destro, la Gazzetta oggi parla di Molina, di Molina riaperto in caso di cessione di De Ligt. Ecco, mi immagino un titolare a destra con Danilo che scala in mezzo come centrale, potrebbe venire, potrebbe essere una soluzione. Non è la soluzione che sogno, ma non sognavo nemmeno la cessione di De Ligt. Quindi in questo momento sono un po' sul chi va là, perché la cessione di De Ligt cambia tutto. La cessione di Ligt cambia tutto. E oggi, tra l'altro, Zaniolo, dicevo, è la stessa trattativa. Zaniolo è arrivato a Roma per il ritiro e sappiamo bene che in realtà Zaniolo vuole lasciare, vuole la Juventus. E anche qua vi dico, sono convinto che la trattativa Zaniolo-Juve si concluderà con l'inserimento di una contropartita all'interno della trattativa per abbassare il prezzo. Perché l'Juve 50 milioni per Zaniolo li vuole spendere, come il Chelsea e il Bayern 100 milioni per De Ligt non li vogliono spendere. E in questo momento immaginiamoci una sorta di catena alimentare. Il Chelsea e il Bayern sono in cima alla catena, quindi tutti sognano di giocare lì, e quindi De Ligt sogna di fare lo step successivo. Poi sotto c'è la Juventus e Zaniolo sogna di giocare lì e quindi vorrebbe venire alla Juventus. E infine c'è la Roma. La Roma è come la Juve nei confronti di Chelsea e Bayern, e quindi il giocatore ha la preferenza di andare a provare l'avventura nel piano successivo, e la Juve dovrà prendere atto del fatto che De Ligt voglia andarsene e prendere atto del fatto che se non arriva l'offerta giusta devi cercare di inserire una contropartita, così come la Roma dovrà prendere atto del fatto che Zaniolo voglia andarsene e qualora non arrivassero i 50 milioni richiesti dovranno aprire almeno la possibilità di una contropartita tecnica. Quindi vi dico, secondo me sono molto simili, perché i calciatori hanno già fatto capire bene o male, scritto nero su bianco magari no, ma a parole l'hanno già confidato tramite gli entourage, tramite gli agenti, riportate le parole alle dirigenze, si vuole cambiare aria. E quindi vi dico, oggi probabilmente è, non dico probabile, ma allora, sulla cessione di De Ligt forse posso sbilanciarmi su probabile. Sull'arrivo di Zaniolo no, perché poi magari la Roma ci mette, non lo so, un moto d'orgoglio tale per cui prova a farglielo rinnovare sto contratto immediatamente, perché Zaniolo giustamente dice manca 2 anni alla scadenza del mio contratto, vorrei capire quali sono i piani. Faccio ancora un po' fatica a dire che sarà probabilmente Juve per Zaniolo, ma sono abbastanza convinto che De Ligt uscirà. Sono abbastanza convinto che De Ligt uscirà. E questo ci dimostra, ragazzi, ancora di più quanto ad oggi i giocatori siano molto potenti nei confronti della società. E vi dico, mi fa riflettere anche questa cosa, qualcuno dirà ancora su Dybala, vai, sì, vado ancora su Dybala, non tanto per la permanenza alla Juve quanto più per il fatto che Dybala a zero, cioè può firmare con chi gli pare, oggi 5 luglio è ancora svincolato e tra 40 giorni esatti inizia il campionato, 40 giorni esatti, e c'è un mondiale da preparare al quale Dybala vuole partecipare, quindi non è che può star lì tanto tempo. Ma se non arriva un'offerta, non arrivano offerte. È sempre più difficile pagare i cartellini dei calciatori e pagarli tanto. Le società oggi fanno così. Ieri il Barça ha ufficializzato che sì, è Christensen. Noi abbiamo fatto due colpi sono a parametro zero. E poi ci sono ovviamente, c'è il City che può comprare Holland, c'è lo United che può comprare De Jong, e ci sono il Chelsea e il Bayern Monaco che possono permettersi di entrare nella trattativa De Ligt.
ma nemmeno di pagare le cifre richieste dalla squadra che detiene i diritti sportivi alle prestazioni sportive e che vorrebbe venderlo e che sta cercando di venderlo, così come la Roma. Siamo entrati in un mondo, in un'era, in un'epoca del calcio nel quale i calciatori sì fanno tanto la differenza e il valore dei cartellini è sempre meno rilevante se non per i ricchissimi che vanno a pagare questi cartellini e vanno a riempire di soldi magari quelli che non hanno così tanti soldi come una volta. E poi ci sono le squadre, magari anche quelle che una volta erano quelle con i soldi, Juventus e Barcellona. Adesso so che 2015 là, ma 7 anni fa questa è una finale di Champions. 7 anni fa. È un'era geologica nel calcio. Però da quel momento ad oggi Juventus e Barcellona non sono più in quello status. Juve 3 anni che esce gli ottavi. L'anno scorso il Barcellona è uscito ai gironi, è andato a far giocare l'Europa League e manco l'ha vinta. Cioè l'anno scorso Juve e Barcellona hanno salutato Ronaldo e Messi, cioè, per farvi capire il finale di un'era geologica. Quindi veramente secondo me si sta entrando in una nuova prospettiva di calcio, in una nuova era di calcio in cui il cartellino vale fino a un certo punto, non è proprio così indispensabile. Cioè l'anno scorso ragazzi il PSG ha preso Messi e Donnarumma a parametro zero, che lì non è che ci sono problemi di soldi, che ce l'hanno preso a parametro zero, perché no, li ha riempiti di soldi. Quest'anno ormai Mbappé va via a parametro zero, Mbappé, cioè non Pinco Pallo. Il cartellino sarà sempre meno determinante secondo me, e infatti poi le squadre cosa fanno? La Juve ci ha provato subito a proporre il rinnovo del contratto d'élite della serie, più lungo il contratto più posso giocarmelo un po' sul cartellino. Oggi con 2 anni di contratto a disposizione la Juve un po' la voce grossa la può ancora fare, secondo me non di tanto. L'anno prossimo eventualmente, in caso di permanenza elite, come solo ogni contratto, bagno di sangue, nel caso sarebbe un bagno di sangue allucinante. Cioè la prima squadra ricca che gioca in un campionato di livello o comunque che ha uno status europeo più importante e interessante del tuo ti dice: cos'è? Diriz scade tra un anno, ti do 40 milioni di euro, ti do 35 milioni di euro, una roba del genere. Già oggi, cioè intendiamoci, la Juventus ha fissato il prezzo. Se arriva il PSG di turno impazzito e ti mette 100 milioni sul tavolo, di lì domani a Parigi, ovviamente se lui accetta, perché per la Juve si può fare. Nessuno è ancora arrivato, perché stanno cercando di limare, perché oggi il prezzo del cartellino a tanti club dà fastidio pagarlo, perché sempre più giocatori si spostano da free transfer e addirittura giocatori importanti come free transfer magari non hanno ancora trovato una collocazione chiara. Cioè anche solo pensare di prendere Pogba a parametro zero, ragazzi, secondo me è tanta roba, è tantissima roba. Poi secondo me è irrivendibile, a parte che abbiamo fatto 3 anni di contratto, però la Juventus è interessata a utilizzare Pogba. Quindi non lo so, un conto è pagare il cartellino di Vlahovic, come abbiamo fatto a gennaio, perché ovviamente i giocatori importanti, quelli che stanno facendo bene e ovviamente sono giovani, quindi hanno più anni di calcio davanti, li devi pagare. Quindi De Ligt, Zaniolo, Vlahovic, sono tutti giocatori, Haaland stesso, che è per forza di cose. Ma i giocatori vicino ai 30 iniziano a essere sempre più parametri zero e non sempre addirittura riescono a trovare la squadra. Ricordate quando, ma mica 1000 anni fa, cioè vi parlo la stagione pre-Covid, anche solo la stagione pre-Covid, per farvi un esempio di casa nostra, di Ramsey e di Rabiot. Di Ramsey e di Rabiot sono arrivati a parametro zero, quindi hanno avuto diritto a uno stipendio più elevato. Una volta era così: sei a parametro zero, non paghi il cartellino, mi paghi più di ingaggio. Oggi non è più nemmeno così. Pogba guadagna di meno di quanto guadagnava lo United l'anno scorso, guadagnerà di meno, Di Maria guadagnerà di meno, Dybala sta trattando cifre minori, poi ovviamente ci sono delle eccezioni, magari che sì, adesso non lo so, probabilmente andrà a guadagnare di più perché era lì, era stata lì la rottura e il Milan non aveva dei grandissimi ingaggi. Però il trend è questo, il trend è che il cartellino del calciatore oggi è importante, indispensabile, solo se ci sono tanti anni di contratto ancora magari davanti o se è una giovane promessa. Ma già quando ci avviciniamo a 2 anni dalla scadenza, una volta era solo l'anno prossimo scade, no, oggi siamo addirittura a 2 anni dalla scadenza, e fare leva sulla volontà dei calciatori che possono, non dico prendere in ostaggio o ricattare la società, sarebbe troppo, però fare la voce grossa sì, è un nuovo modo di intendere il calciomercato e dobbiamo adeguarci, dobbiamo ragionare sempre più su questi binari.
Quindi vi dico, sì, io oggi credo che la partenza di Leeds sia più probabile, e no, non credo che l'inserimento del Bayern Monaco sia una cosa positiva, perché se De Ligt dà la priorità lì e il Bayern Monaco non vuole alzare l'offerta, il rischio di perdere De Ligt a meno soldi del previsto, secondo me, c'è ed è concreto. Poi vediamo che cosa succederà, ma questi sono i miei 2 centesimi.